Buongiorno ragazzi, sono le 5 e mezza di mattina, andiamo in aeroporto. Hello everyone, io sono in diretta da New Jersey. A parte la sveglia molto molto presto, è stato un viaggio molto molto tranquillo. Poi io vi presento insomma tutto il team, le girls, partenza Coachella. Ho fatto un po' la portavoce, abbiamo superato i controlli in una maniera incredibile, molto tranquilla. E ci troviamo a Newark, che è praticamente l'aeroporto del New Jersey. Voi non potete immaginare cosa io ho di fronte. Cioè io ho di fronte tutto lo skyline di New York, che adesso io vi faccio vedere. Però sto parlando qua, ma io di fronte ho New York, cioè è proprio lì, lo vedo. Adesso abbiamo avuto questo scalo qua a Newark, nel New Jersey, perché dobbiamo prendere un ulteriore volo per andare a Los Angeles. La cosa un po' pesante è che abbiamo fatto 8 ore di volo e adesso ci aspettano altre 6 ore di volo, perché ovviamente l'America, cioè passare dalla East Coast alla West Coast, ci si mette un bel po' di tempo. Sono stracasata, cioè ormai con la scusa che sono venuta qua a febbraio, a me sembra di essere una cittadina anche un po' americana. Non mi spiace l'idea di, non lo so, bazzicare tra gli aeroporti americani, devo dire la verità. Poi mi sto divertendo perché non sono da sola e sono con le girls. Prima di far partire l'intro però, ragazzi, vi devo far vedere la mia, cioè che cosa ho di fronte. Quindi guardate che spettacolo. Quindi capite che io sono qua e New York è lì. Comunque vabbè, dai, facciamo partire l'intro and let's get started. Io sono qua con Ari, che vabbè siamo in, insomma, poi ci vedrete molto più carine, perché piene di glitter. Però vi volevo presentare, siamo YouTube dentro YouTube, cioè YouTube dentro YouTube. In the background potete vedere Maggie. Maggie poi la conoscerete nei prossimi giorni. Poi c'è una Ludovica selvatica over here. Vogliamo dire al popolo di YouTube quanto hai speso per le tue mandorle? Io mi cringe da morire a fare queste cose. Secondo voi scrivete nei commenti quanto ha speso Marghe per questo, posso farglielo vedere, questo pack di mandorle. Noi prendiamo adesso un aeroplanino per LAX. LA baby, let's go. Ok, we made it to LA, look at my face. Siamo in quello di Los Angeles, tra l'altro guardate che tramontino, mica male. Very California vibes. I miei capelli parlano per me. Un po' lucidiana, ho dormito 500 ore, ho cercato di non dormire ma sono completamente svenuta. Sono le 8, stiamo aspettando Uber e poi andiamo in hotel. Una delle opzioni è andare a letto dirette, svegliarci domani mattina e far finta che questa giornata non sia, cioè come se ci fossimo svegliati direttamente a Los Angeles. Alcune di noi, e io vorrei far parte di questa sfida, vorremmo andare in palestra domani mattina. Vedremo, perché domani ci aspetta una giornata molto intensa ma very very cool. Quindi ci vediamo all'hotel. Ciao, ciao. Good morning everyone. Benvenuti a Los Angeles. Questo video si chiamerà 24 ore a Los Angeles, perché oggi vi porteremo in giro ad esplorare di nuovo la città e avremo 24 ore a disposizione. Io sono nell'hotel in quel di LA. Adesso vi faccio un breve tour perché le girls si stanno preparando, siamo tutte quasi pronte. E niente, oggi ci aspetterà una bellissima giornata. Vi volevo far vedere la mia magliettina. Questo è il mio outfit che adesso vi faccio vedere bene. Mi sono appena fatti i capelli, i miei soliti iconici sunglasses, questo bomberino che ho rubato a Maggie, i bellissimi pantaloni and all stars. In questo momento vi dico solo che se chiudete tre ragazze in una stanza succedono cose. That's what she said. Vi faccio solamente vedere Ari qua. Allora, oltre al fatto che look at this beautiful makeup, oh my god, le piace il rosa, no. c'è Maggie, ciao Maggie, ci vediamo tra poco. Abbiamo un po' di valigie, un po' di situazioni. Comunque, insomma, valigie, letto, borse, cose. E qua c'è, insomma, lo schermo, ieri ci siamo viste Friends. E questo è il beautiful bathroom. Questa sarà la nostra camera, insomma, per oggi e domani ripartiamo, perché domani andiamo direzione Coachella. E vi faccio vedere la parte migliore di questa stanza, che è il balcone. Tra l'altro questo è il mio nuovo treppiedi, lo amo alla follia. And welcome to our LA balcony, baby. Ragazzi, cioè io ve lo giuro, non mi sembra vero. Cioè proprio, come dicevo ieri, un po' fare questa vita tra Italia e America non è che mi dispiaccia più di tanto. Vi faccio un brevissimo tour.
Le girls sono on a mission. Siamo sotto la Hollywood sign. La stiamo raggiungendo. Adesso vediamo quanto ci metteremo. Oh my god. Come potete vedere, la scritta è dietro di noi. Stiamo, non lo so, dirigendo. Stiamo passando tutte queste cosucce. Non stiamo andando a casa perché stiamo seguendo Ed Sheeran là davanti. Stiamo seguendo palesemente due ragazzi. No, vabbè, comunque rendiamoci conto di quanto si sta bene. Vogliamo parlare? Noi ci siamo fermati esattamente lì, ci abbiamo messo 3 secondi. In realtà noi ci siamo posizionati, adesso si è creato un gruppo, ma eravamo le prime. Vedete Arianna là, ci siamo messe lì e qua è un ottimo spot per fare le foto, cioè proprio stupendo. Missione compiuta, sia stata una squadra fortissima, abbiamo fatto un sacco di foto. Devo dire che delle 70 volte che sono venuta alla Hollywood Sign, questa è stata la più bella perché siamo state proprio, cioè sembra quasi ritoccarla. Perché io di solito, rettifico, rifacciamo. Questa è stata la volta più bella perché ero veramente con una compagnia di ragazze, cioè ciao! Soprattutto Ludo. Sono stata proprio bene. In caso vi do le coordinate, la location dove ci siamo fatte droppare off, però adesso ve lo dico. Guardate che case. E infatti è bello anche perché siamo venute con Uber, abbiamo fatto tipo una strada diversa perché c'era una strada chiusa e quindi abbiamo fatto un tour passando per le colline di tutte le case. Cioè guardate anche questa qua. Comunque si sta benissimo. Adesso fa caldo a Los Angeles e io non immagino nel deserto al Coachella cosa ci sarà. Comunque vi dovete far lasciare all'Edgeware Drive perché da qua stupe. Questa è la stradina. E siamo tornate alla Walk of Fame. Siamo sulla Walk of Fame. Sono comprata questo bellissimo cappello che dice Actress. Perché dall'ultimo video mi avete detto: Didi, devi crederci, devi continuare. Le ragazze mi hanno fatto un regalo. Sono entrate da CBS mentre io e Ari stavamo facendo delle foto. E sto mangiando questa barretta al cocco, gluten free, called Nelly's. Come potete vedere stiamo camminando. Adesso stiamo andando verso il Chinese Theater dove fanno gli Oscar. E c'è un bellissimo mood. È la mia tradizione ogni volta che vengo a Los Angeles, ormai lo sapete, fare una foto con la stella di Michelle Pfeiffer. Quindi dovrebbe essere lì ormai, ecco, la vedo. Ta-da! Noi abbiamo appena mangiato, siamo a West Hollywood. Là in fondo, cioè come punto di riferimento, là in fondo c'è un centro commerciale che si chiama Beverly Center. Il posto si chiama Real Food Daily. Buonissimo, anche vegano al 100%. Abbiamo mangiato veramente molto bene. Andiamo verso Melrose Avenue, che è la strada in cui ero stata tipo anni fa. E ci sono un po' di negozietti, un po' di cose vintage. Quindi let's go! Let's go! E se siete, se volete seguire il nostro itinerario di 24 ore a Los Angeles, siamo in West Hollywood, abbiamo appena finito di mangiare, stiamo facendo un po' di shopping. C'è il Pink Wall! Il famoso Pink Wall! L'ho toccato! Oh my god. Siamo anche tipo on a rush perché alle 5 abbiamo tipo un appuntamento di lavoro. Abbiamo, cioè, tipo un aperitivo di lavoro tutte quante all together. E però West Hollywood sappiate che è un quartiere molto molto bello. Ci sono veramente delle vibes pazzesche. Noi siamo su Melrose Avenue, ve lo vorrei ripetere perché è una bellissima via dove ci sono un sacco di, insomma, cose molto cute. Un saluto a Jennifer Lopez. Cover. Devo ancora recuperare quel film. Ma guardate poi le strade super iconiche e ovviamente cactus everywhere. Siamo alla ricerca di negozietti che potrebbero colorare un po' i nostri outfit per il Coachella. Fa caldo, che bello. Ragazzi, sono in mezzo alla strada, mi sono trovata di fronte alla mia Emily Blunt e ce l'ho lì e non l'ho mai vista da, cioè non l'ho mai vista da così vicino. Guardatela. Emily, I love you. I love you, Emily. Io e Ari siamo rimasti un attimo indietro perché mi ha aiutato a fare una foto con la mia Emily Blunt. Io, cioè, tipo faccio ridere perché, no, tutti dicono, vabbè, Ryan Gosling, molto bello, ma io vedo Emily, cioè Emily non l'ho mai vista da così vicino nella mia vita. Abbiamo mangiato il sushi questa sera, non ne valeva assolutamente la pena. Posto buono, ma abbiamo speso un pochino. Questa è The Situation, a lot of traffic. Poi ci metti un quarto d'ora per attraversare la strada, ma infatti andiamo avanti. Ciao Zandy. Sì, oltre al fatto che là ci sono le macchine, però c'è là c'è Downtown LA. Siamo state oggi pomeriggio, perché poi non vi ho più aggiornato, alla Soho House, che è letteralmente qua vicino. No, non è lì dietro, è qua vicino. Abbiamo avuto questo appuntamento lavorativo. È che purtroppo, tipo, nella Soho House non si poteva fare niente, non si poteva filmare. No. Noi siamo di qua e dall'altra parte ci sono Ludovica e Marghe. E stiamo cercando di, tipo, capire. Ciao, amiche! Capire, cioè, non lo so, come attraversare la strada, perché qua è sul serio impossibile a quanto pare. Stiamo andando in hotel e l'obiettivo delle prossime ore sarà quello di prepararci le valigie, svegliarci domani e partire per il deserto. Proviamo a correre. Amiche, arriviamo! Ve lo giuro che è da un quarto d'ora che stiamo cercando di attraversare la strada, ma a quanto pare non riusciamo. Good morning, LA. Siamo ancora una volta fuori dal balconcino del nostro hotel. We are leaving. Questa è la nostra ultima mattinata qua a Los Angeles, perché tra poco ci sarà
sarà il transfer ride down the street che ci porterà a Indio, ovvero nel Coachella, nella Coachella Valley, quindi direzione Coachella. Dovevamo partire un po' più tardi, però ieri confrontandoci hanno consigliato di partire un po' prima. Devo dire ragazzi che West Hollywood è proprio una delle zone più belle, e con la scusa che siamo state qua questi giorni ho proprio avuto la conferma. Se dovete alloggiare da qualche parte, io consiglio vivamente West Hollywood perché è molto sicura e stupenda. Cioè ci sono proprio dei quartieri, c'è uno scoiattolo. Io da celiaca ho mangiato veramente veramente molto bene. Sono state 24 ore in quel di LA abbastanza intense. Ieri io sono crollata alle 10:30, cioè proprio ciao bye. E adesso andremo direzione Coachella e non vedo l'ora perché non so letteralmente cosa aspettarmi. Quindi let's freaking go.